Il mio nome è Silvano Tomasi, sono un nunzio apostolico, ho lavorato in Africa e alle Nazioni Unite e agli organismi internazionali di Ginevra per vari anni e adesso do una mano, anche se dovrei essere in pensione, a far camminare, come dice il cardinale Turkson, che è il prefetto, il nuovo dicastero per la promozione, per il servizio umano integrale. Il cardinale dice l'elefante comincia a camminare ed è una nuova struttura perché, come dice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si', tutti i problemi sono collegati tra di loro, per cui non si può parlare di rifugiati, per esempio, senza parlare di pace. Allora, pace, che era parte di un pontificio consiglio separato, e rifugiati, che era di un altro consiglio, vengono messe assieme queste due cose, queste due realtà, per dare una risposta più efficace. E possiamo dire la stessa cosa per lo sviluppo e la giustizia, per la solidarietà e la ricerca della pace attraverso una comprensione dello sviluppo che abbracci non solo gli aspetti materiali, ma anche gli aspetti spirituali e personali. Le aspirazioni delle persone, e in questa maniera è più logico, direi, diventa, come dice Papa Francesco, più efficace la risposta che noi possiamo dare ai problemi di oggi. Il commercio delle armi ha continuato a crescere in volume di soldi negli ultimi 10-15 anni senza interruzione. È una delle realtà più contraddittorie che abbiamo nella struttura dell'economia globale. Parliamo di pace e poi esportiamo miliardi di valore di armi sofisticate che vanno dalle armi che usa la polizia per tenere un po' di ordine nelle città o nei quartieri dove abitiamo, alle armi più sofisticate, con il rischio che adesso si riapra una corsa agli armamenti atomici per modernizzare le riserve di bombe atomiche, che ciò che implica una spesa di migliaia di miliardi, soldi che vanno per l'uso delle armi invece che andare per la costruzione di scuole, di ospedali, di servizi di cui la comunità umana ha bisogno. E purtroppo questa contraddizione tra le parole dei politici e il desiderio di guadagnare, perché il guadagno attraverso la vendita di armi è molto alto, alla fine sembra che vinca l'egoismo e il desiderio di possedere, di imporsi, di sfruttare in tutte le maniere questa necessità di provvedere armi, che poi sono quelle che sostengono i conflitti. Purtroppo questo è un dato di fatto e stiamo cercando di spingere il disarmo nucleare. La Santa Sede ha firmato il nuovo trattato che mette al bando non solo la produzione e l'uso,
ma anche il possesso, e che è stato votato da 120 paesi qualche mese fa, meno di un anno fa. E questo mostra che c'è nella grande maggioranza della popolazione del mondo il desiderio di pace, e poi però scattano i meccanismi di potere, chi vuole mantenere l'influenza in una zona del mondo o nell'altro, e usa o direttamente o indirettamente la violenza, la guerra, i conflitti armati per affermare questo desiderio di potere e di affermazione e di controllo dei mercati. Ci sono situazioni molto complesse nei rapporti tra gli stati che provocano conflitto e rendono quasi impossibile la ricostruzione di una relazione di pace, e ci sono situazioni in cui tra persone questa difficoltà si sviluppa. Io ho avuto occasione di vivere il momento di guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea attorno al 2000, quando ero nunzio in quei due paesi, e il conflitto era forte, era violento, ci sono stati decine di migliaia di giovani ammazzati per il desiderio di riprendere qualche metro di terreno di montagna dove c'erano solo pietre e due capre. Abbiamo lavorato per vedere se era possibile riaprire il dialogo e ricostruire un minimo di fiducia per riportare delle relazioni tra due comunità nazionali a un livello di normalità che dovrebbe essere la pace, la ricerca di costruire un futuro comune per il benessere delle popolazioni che hanno bisogno di attenzione. E le autorità religiose, cattolici, ortodossi, musulmani, abbiamo cercato di dare un messaggio ai governi per dire: guardate, con la violenza tutto viene distrutto, mentre ragionando e dialogando si può trovare una strada che possa davvero rispettare quello che è giusto e dare la possibilità alle forze vive e costruttive del paese di lavorare perché la regione si trasformi da una regione di povertà a uno sviluppo che renda la vita dignitosa e più serena per tutti. E qualche mese fa ho avuto l'occasione di parlare con i rifugiati del Kurdistan, dell'Iraq, della Siria, in una visita ai campi di rifugiati del Medio Oriente, e lì, parlando con una famiglia di Yassidi, questo gruppo che vive nel nord dell'Iraq e che è stato vittima di un genocidio da parte dell'ISIS, del cosiddetto Stato Islamico, il capo famiglia diceva: quello che è capitato, che è difficile ricostruire, è la rottura della fiducia reciproca. Quindi diventa evidente che per ristabilire un clima di cooperazione e di pace bisogna anzitutto vincere la paura di ritornare ad avere fiducia nell'altro. Questa
questa è la chiave per ristabilire rapporti di pace, rapporti di collaborazione, ristabilire fiducia, aprire il cuore all'altro anche dopo che si è stati traditi. Perché citava questo Yassidi, senza saperlo, le parole del Vangelo. Quelle persone che hanno mangiato assieme con me sono state quelle che poi mi hanno creato i problemi rubando dalla mia casa e forzando i miliziani dello cosiddetto Stato Islamico di attaccare e di distruggere la mia famiglia. Come cristiani abbiamo il segreto per rompere la catena di odio, di sfiducia, di sospetto che è alla radice delle divisioni che anche oggi creano problemi nelle zone calde di quella che il Papa Francesco chiama la guerra mondiale a pezzi. Il nostro segreto, direi, è la capacità di perdonare e la capacità di ricominciare da capo. Se sfruttiamo in maniera creativa queste due capacità, queste due opzioni che ci dà il Vangelo veramente, di ricominciare da capo e di sapere riaccettare l'altro, allora si comincia su una strada nuova che porta a costruire qualcosa di positivo e di creativo che sembrava impossibile. E questa costruzione, questo nuovo rapporto che si sviluppa, diventa la garanzia per la pace. Lo sguardo umano è un'espressione che vuol dire rapporto nuovo, capace di andare al di là degli atti di violenza o di persecuzione che hanno rotto i rapporti umani precedenti che esistevano. Di nuovo dovrei dire che in questo viaggio di qualche mese fa tra i rifugiati ho incontrato una giovane suora che aveva laureata a Oxford e che insegnava ai bambini cristiani e musulmani nella zona dell'Iraq attorno a Erbil. Per lei lo sguardo di questi bambini a cui insegnava parlava senza dire molte parole, comunicava un desiderio di ristabilire serenità e di creare un'atmosfera di fiducia in cui potessero crescere questi piccoli e avere un rapporto sereno tra di loro e con gli adulti, che magari erano stati coloro colpevoli di violenza e di distruggere le case in cui abitavano. Questi occhi che guardano al mondo dimenticando la violenza e cercando di leggere di nuovo fiducia nelle persone, davano a questa giovane suora che aveva fatta esperienza nel mondo occidentale con il suo dottorato a Oxford, il coraggio di lavorare con rinnovato impegno e di buttarsi per ristabilire nella piana di Ninive una rete di comunità che di nuovo ritrovassero fiducia e la rottura che era avvenuta potesse essere ricucita non in maniera superficiale,
ma partendo dal cuore e dagli occhi. Papa Francesco parla continuamente dello sviluppo umano integrale e ha creato un nuovo dicastero nella Curia Romana che si chiama Servizio per lo sviluppo umano integrale, che raccoglie quattro precedenti pontifici consigli che si occupavano di migranti e rifugiati, della salute, della carità del Papa e della giustizia e della pace. Io sto ancora lavorando in questo dicastero e per noi lo sviluppo umano integrale è quello che il Beato Paolo VI, nella grande lettera enciclica Populorum Progressio sullo sviluppo dei popoli, ha descritto, cioè che non basta fare attenzione per avere le risorse umane necessarie per vivere, occorre andare al di là e più in là, e cioè fare in modo che la dignità della persona possa esprimersi in maniera completa e avere la base materiale di una casa, del cibo, dell'educazione. Però questi elementi che normalmente vengono accettati come l'essenziale dello sviluppo non durano e non portano frutto se non c'è una dimensione trascendente. Ci vuole che ogni persona abbia come sviluppo totale di se stessa la capacità di esprimere anche la dimensione spirituale, le aspirazioni alla bellezza, le aspirazioni alla serenità, a un rapporto personale con gli altri che sia basato sulla fiducia, e se manca questo le risorse materiali non reggono, non creano la possibilità di un contesto e di un ambiente o di un clima di serenità in cui veramente la persona possa fiorire. Per cui dobbiamo guardare allo sviluppo in maniera più completa di quello che le Nazioni Unite ci definiscono o che la società normalmente ci propone. Dobbiamo fare in modo che ci siano tutte le componenti della persona che vengono rispettate e che trovano la possibilità di sbocciare, di fiorire: la dimensione fisica, la dimensione culturale, la dimensione spirituale, ed è in questa maniera che lo sviluppo diventa consolidato e porta davvero frutti che rimangono e che cambiano la realtà sociale e fanno in modo che possiamo davvero vivere in uno stile più genuino, in un contesto nuovo. Veramente la novità diventa non più ricchezza materiale, ma la novità diventa la gioia di vivere, perché tutte le aspirazioni del cuore trovano una risposta.